oggi parleremo dell'accesso a zone di lavoro in quota mediante piattaforme. Le piattaforme aeree si dividono sostanzialmente in due tipologie, le piattaforme verticali e le piattaforme semoventi a sbraccio. Sulle piattaforme aeree verticali possiamo utilizzare un semplice cordino di trattenuta senza assorbitore d'energia. Le piattaforme verticali, lavorando sullo stesso asse verticale, sono meno soggette a ondeggiamenti. L'operatore che sta all'interno deve comunque assicurarsi, ma non ha il rischio di caduta fuori dalla piattaforma stessa. Le piattaforme semoventi a sbraccio hanno invece dei rischi maggiori, poiché l'operatore che sta all'interno può essere sbalzato. Proprio per questo motivo la normativa prevede che l'operatore sia agganciato all'interno della cesta con un sistema non solo di posizionamento ma anche anticaduta, quindi deve essere un cordino regolabile con assorbitore d'energia. L'operatore salirà sulla piattaforma semovente e andrà ad agganciarsi all'ancoraggio col connettore N362 a disposizione sul cordino di posizionamento. Il cordino andrà recuperato in modo che l'operatore vada a lavorare in trattenuta sul cordino stesso per evitare, in caso di oscillazione, lo sbalzo dell'operatore dalla piattaforma stessa. Altro DPI che si può utilizzare sulla piattaforma semoventi aeree è a sbraccio, chiaramente, è il dispositivo retrattile N360. Questi dispositivi sono tessili, sono di lunghezza di 2 metri ed hanno l'assorbitore d'energia incorporato. Cosa importante, perché su questa tipologia di piattaforme non occorre solamente andare a lavorare in trattenuta con un sistema di cordino regolabile o di assorbitore o di retrattile, ma deve esserci anche l'assorbitore d'energia. Ricapitolando, quindi, i DPI utilizzati per assicurarsi all'interno di una piattaforma semovente a sbraccio sono il retrattile da 2 metri con incorporato l'assorbitore d'energia e il cordino regolabile con incorporato l'assorbitore d'energia.